settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è una iniziativa ecumenica che si è andata strutturando ormai da oltre un secolo e che attira ogni anno l'attenzione su un tema, quello della unità visibile tra i cristiani, che coinvolge la coscienza e stimola l'impegno di quanti credono in Cristo. E lo fa innanzitutto con l'invito alla preghiera, a imitazione di Gesù stesso, che chiede al Padre per i suoi discepoli siano uno affinché il mondo creda. L'unità, infatti, è prima di tutto dono di Dio. Il santo proposito di riconciliare tutti i cristiani nell'unica Chiesa di Cristo, una e unica, dice il Concilio Vaticano II, supera tutte le forze umane. Pertanto, oltre allo sforzo di sviluppare relazioni fraterne e promuovere il dialogo per chiarire e risolvere le divergenze che separano le chiese e le comunità ecclesiali, è necessaria la fiduciosa e concorde invocazione al Signore. Secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica, la divisione tra i discepoli di Gesù non solo contraddice apertamente la volontà di Cristo, ma è anche di scandalo al mondo e danneggia la santissima causa della predicazione del Vangelo ad ogni creatura. La Chiesa ha riunito e riassunto l'essenziale di quanto il Signore ci ha donato nella Rivelazione nel simbolo detto Niceno Costantinopolitano, il quale trae la sua grande autorità dal fatto di essere frutto dei due primi concili ecumenici. Pistevo is henation patera pantocratora pitin arnum cregis oratonte panton cae oraton Ches hena Kyrion, Jesum Christon, ton ion tu ziutum monogeni, ton ec tu patros genitenta, pro panton ton aionon, fos... È il credo che si recita nella messa festiva. Il Catechismo precisa che questo simbolo è tuttora comune a tutte le grandi chiese dell'Oriente e dell'Occidente. In questo simbolo, quindi, si trovano le verità di fede che i cristiani possono professare e testimoniare insieme affinché il mondo creda, manifestando con il desiderio e l'impegno di superare le divergenze esistenti, la volontà di camminare verso la piena comunione, l'unità del corpo di Cristo. Cae patonta, cae ta fenta, che anastanta ti trite mera, cata das grafas, canel tonta istus uranus, cae catizemi non ectixion tu patros. Il movimento ecumenico moderno si è sviluppato in modo così significativo da diventare nell'ultimo secolo un elemento importante nella vita della Chiesa, ricordando il problema dell'unità fra tutti i cristiani e sostenendo anche la crescita della comunione tra di loro. Esso non solo favorisce i rapporti fraterni tra le chiese e le comunità ecclesiali in risposta al comandamento dell'amore, ma stimola anche la ricerca teologica. Inoltre, il movimento ecumenico coinvolge la vita concreta delle chiese e delle comunità ecclesiali con tematiche che toccano la pastorale e la vita sacramentale, come ad esempio il mutuo riconoscimento del battesimo, le questioni relative ai matrimoni misti, i casi parziali di partecipazione comune ai sacramenti in situazioni particolari ben definite. Nel solco di tale spirito ecumenico, i contatti sono andati allargandosi anche a movimenti pentecostali, evangelici e carismatici, per una maggiore conoscenza reciproca, benché non manchino problemi gravi in questo ambito. La Chiesa Cattolica, dal Concilio Vaticano II in poi, è entrata in relazioni fraterne con tutte le chiese dell'Oriente e con le comunità ecclesiali dell'Occidente, organizzando in particolare con la maggior parte di esse dialoghi teologici bilaterali che hanno portato a trovare convergenze o anche consensi in vari punti, approfondendo così i vincoli di comunione. In questi anni i vari dialoghi hanno registrato passi positivi. Con le chiese ortodosse, la Commissione Mista per il Dialogo Teologico ha iniziato lo studio di un tema cruciale nel dialogo tra cattolici e ortodossi, il ruolo del Vescovo di Roma nella comunione della Chiesa. È in atto un dialogo profondo e ricco di speranze anche con le antiche chiese dell'Oriente, la Chiesa copta, etiopica, sira e armena, nella loro propria specificità.
Con le comunità ecclesiali dell'Occidente si sono esaminati i risultati raggiunti nei dialoghi di questi 40 anni, in particolare con la Comunione Anglicana, con la Federazione Luterana Mondiale, con l'Alleanza Riformata Mondiale e con il Consiglio Mondiale Metodista. Il comune impegno di continuare le relazioni e il dialogo sono un segno positivo che manifesta quanto sia intenso il desiderio dell'unità, nonostante tutti i problemi che si oppongono. Così vediamo che c'è una responsabilità propria dei cristiani nel fare tutto ciò che è possibile per arrivare realmente all'unità. Ma c'è l'altra dimensione, quella dell'azione divina, perché solo Dio può dare l'unità alla Chiesa. Una unità autofatta sarebbe umana, ma noi desideriamo la Chiesa di Dio, fatta da Dio, il quale quando vorrà e quando noi saremo pronti, creerà l'unità.